Siamo giunti alla 16ª edizione di Profumi di Vendemmia grazie all'impegno dell'agricola latianese. Presidente, cosa troviamo in questa nuova edizione? Allora, innanzitutto io vorrei ringraziare quanti stanno partecipando a questa iniziativa, un'iniziativa che ormai è diventata un punto di riferimento del territorio. Questo evento nasce così per caso, dopo 16 anni si vedono i risultati del percorso fatto in tutto questo tempo. Le novità sono che ogni anno si cerca sempre di migliorare e di andare avanti con i nostri prodotti. Quest'anno abbiamo un'annata, prima si parlava di un'annata che era discreta, mentre invece si parla di un'annata buonissima, perché gli ultimi giorni le temperature abbastanza sostenute hanno fatto sì che il prodotto si migliorasse e si potesse raccogliere un prodotto buonissimo, e questo è quello che per il momento. Quali sono le tipologie di vini che trattate? Noi qui è il territorio del Negramaro, noi prevalentemente il Negramaro, poi abbiamo altri prodotti tipo la Malvasia Bianca, facciamo dello Chardonnay, però noi puntiamo tantissimo al Negramaro perché è la denominazione del territorio. Se ci spostiamo a 20 km di qua c'hanno il primitivo che fa da padrone, però da noi è il Negramaro quello che è prevalentemente il prodotto DOC del territorio. Quali sono i requisiti invece che vi aspettate dai soci che rispettino per portare avanti un buon prodotto? Allora, io devo dire che francamente che negli ultimi anni, proprio in virtù dei soci che hanno veramente raggiunto un grado di preparazione molto alto all'interno delle nostre campagne, si riesce a lavorare un prodotto eccezionale, e tutto il merito di quello che i risultati che sono raggiunti è grazie a loro, per il loro impegno, per il loro conferimento e per il modo di impostare, perché hanno capito come devono impostare la nuova tecnologia in campagna, al di là di quello che si adotta poi nella cantina. Però grazie a loro che hanno capito veramente come bisogna lavorare, riusciamo a fare prodotti eccezionali. E io non smetterò mai di ringraziare i produttori, perché in momenti difficili come questo, dove parliamone francamente, l'agricoltura sta attraversando momenti un po' particolari, loro riescono ad andare avanti a produrre bene e a incentivare sempre di più. E la forza nostra è quella che abbiamo dei produttori veramente che riescono a conferire tutto il prodotto, e un prodotto pure di qualità. Il vino, sappiamo, è simbolo di allegria e viene accompagnato anche dalla bella musica. Qual è stata la scelta di quest'anno? Allora, la bella musica è questa qua. Allora, siccome noi negli ultimi anni possiamo dire pure francamente che abbiamo avuto pure un po' di intuito a individuare l'artista della serata che potesse pure allegrare un pochettino tutto quello che era l'evento. Parliamo 2 anni fa, c'è stato Francesco Gabbani, poi vincitore di Sanremo. L'anno scorso è stato Moreno, che tutti sicuramente conoscono, che raggruppa un gruppo più giovane per quanto riguarda il loro spettacolo. Quest'anno abbiamo optato per Mirko Casadei, l'orchestra Casadei, per accontentare un pochettino pure quella fascia di persone più grandi, perché noi vogliamo accontentare sempre tutti. Tradizione, cultura e istruzione, il giusto connubio per ottenere risultati soddisfacenti per il nostro territorio. Attraverso la sua esperienza, prima come docente, poi come dirigente e adesso in qualità di sottosegretario all'istruzione, quanto è importante mantenere vive e produttive le realtà come questa? Beh, credo che l'istruzione non possa prescindere, l'istruzione, la formazione, l'educazione non possano prescindere dalla tradizione, dalla nostra storia. Sono orgoglioso e contento di essere nella mia Latiano, in questa importante manifestazione di auspicio di una eccellente vendemmia. Ho raccolto dati interessanti da parte del Presidente, del suo Consiglio di Amministrazione, ed è una realtà per la quale bisogna davvero essere orgogliosi. Una cooperativa con una produzione importante, ma soprattutto con 1200 soci che non sono solo del territorio latianese. Quindi è motivo, ripeto, di orgoglio vedere tanta operosità dei miei concittadini, ma non solo dei miei concittadini, e che Latiano faccia anche riferimento e sia fulcro per i paesi che sono nelle immediate vicinanze. Il contatto con gli studenti non mi manca, nel senso che cerco di trovarlo, mi manca molto
quel contatto quotidiano che avevo fino al 12 giugno. Dal 13 giugno, data del mio giuramento, ho dovuto lasciare la scuola per assumere appunto l'incarico di sottosegretario. È una sfida importante, la sua domanda apre le sfide future dell'educazione non solo italiana ma a livello mondiale. Letteratura scientifica consolidata, validata a livello mondiale ci dice che nel 2035 il 65-70% dei lavori che si faranno nel 2035 oggi non sono stati ancora inventati. È evidente che i sistemi educativi si devono porre un problema soprattutto di metodo. L'agricoltura, ritengo che oggi sia necessario effettuare investimenti e portare l'agricoltura al passo con i tempi. Questo consentirà sicuramente di ottenere produzioni migliori, per alcuni versi, così come si diceva poco fa, di ridurre il rischio al quale gli agricoltori sono sottoposti, appunto i raccolti a quali sono sottoposti i raccolti. Credo che la tecnologia, l'investimento, l'innovazione in questo possano aiutare e soprattutto garantire agli agricoltori di oggi di poter trasmettere la loro passione. A me piace sempre ricordare il motto della passione, cioè vale dire passione, passione, passione. E nel campo dell'agricoltura credo che ce ne voglia davvero tanto. E l'auspicio che io faccio agli attuali agricoltori è di poter trasferire la loro passione agli agricoltori del domani. Sindaco Latiano è diventato ormai sinonimo di accoglienza e di produzione di prodotti di altissima qualità. In che modo l'amministrazione comunale tutela questa realtà? Sì, l'amministrazione comunale è molto attenta a questa realtà agricola che è il nostro mondo, se vogliamo. Latiano è un paese prettamente agricolo che in questi ultimi anni sta avendo un'importante evoluzione in questo importante ruolo economico e sociale. L'iniziativa di questa sera ormai è giunta alla sua 16ª edizione e rappresenta, oltre ad un momento musicale importante, un momento enogastronomico, ma è un importantissimo momento di forte aggregazione sociale. Conclude un periodo in cui i nostri contadini lavorano intensamente quindi la terra e si apprestano a raccogliere questo preziosissimo frutto e di trasformarlo appunto in economia affinché possano sostenere le proprie famiglie e assicurare loro momenti di libertà e di dignità economica. Allora io devo ringraziare i nostri contadini per quel contributo economico di cui parlavo prima che danno al territorio, ringrazio la cooperativa agricola latianese perché è ben organizzata e ben gestita e pertanto la mia amministrazione, come si diceva, sarà sempre a fianco di chi si spende giornalmente per la crescita economica e culturale del nostro territorio. Continua l'impegno dell'agricola latianese per portare avanti un prodotto di qualità. Cosa rappresenta questo per il territorio? No, intanto continua l'impegno dei soci dell'agricola latianese, del Consiglio di Amministrazione, del Presidente. Fatemelo dire, continua anche l'impegno della comunità di Latiano. Quindi questa è un'opportunità. Queste serate, le serate che loro organizzano, sono sostanzialmente l'elemento comunità che viene avanti. Noi siamo straordinariamente contenti come Lega Cooperative di quello di questi appuntamenti, di come vengono poi organizzati dai soci, dalle socie, dalle mogli dei soci, dalle famiglie dei soci. E a favore di che cosa? A favore di un territorio, del nostro territorio, della provincia di Brindisi in modo particolare, che credo sia una delle province che in questo momento abbia necessità di essere guardato e supportato. Allora, questa esperienza può essere tranquillamente indicata come una delle esperienze, una delle tante esperienze che messe insieme potrebbero dare la svolta a questo territorio. Badate bene, noi abbiamo la necessità di recuperare anche le nuove generazioni. Questa cooperativa lo sta facendo, il movimento cooperativo lo sta facendo. Adesso stiamo un po' anche
controbattendo quello che sta accadendo per esempio in regione. Noi non siamo molto contenti, lo dico con molta serenità, non siamo contenti perché soprattutto per il PSR ci sono dei ritardi, molti ritardi, e questo non quasi ci crea delle confusioni organizzative da un lato, ma anche delle preoccupazioni. Preoccupazioni perché, come dire, molte di queste imprese, compreso questa, avevano dei progetti, dovevano fare ulteriori investimenti, ma questo non è stato possibile. E questo è uno degli elementi che ci preoccupa. Detto questo, in questa provincia in modo particolare bisognerà sottolineare per esempio la dignità delle persone che lavorano intorno a queste imprese, non solo quella di Latiano, ripeto, ma anche altre imprese del territorio. Ecco, la dignità delle persone e soprattutto il lavoro trasparente. Contro il caporalato stiamo facendo degli sforzi notevolissimi, stiamo cercando come dire, di condividere con altre organizzazioni, con il governo centrale, tant'è che domani c'è una riunione a Foggia con, credo ci sia anche la presenza del ministro Di Maio, noi ci saremo, ci stiamo con un documento, abbiamo fatto un documento, diremo la nostra, attraverso anche la collaborazione della grande distribuzione. Voi sapete che nella Lega Cooperative rappresentiamo anche Coop e Conad, noi da molto tempo, ormai da anni, per esempio proviamo a controllare le imprese fornitrici di queste imprese, perché abbiamo necessità di sapere da dove arriva il prodotto, se in quelle imprese c'è del lavoro pulito, del lavoro trasparente, del lavoro che dia dignità alle persone. Ecco, questo è, come dire, la sintesi di una manifestazione come questa. Capisco che, come dire, con il gruppo dei Casadei forse c'entra relativamente poco, ma poi alla fine dobbiamo essere simpatici, dobbiamo, come dire, stare insieme, condividere anche queste azioni da un lato, ma dall'altro senza mai dimenticare l'impegno, la determinazione che ci stiamo mettendo perché questo territorio diventi sempre di più un territorio di interesse. Ripeto, abbiamo il dovere di non fare andare via le nuove generazioni. Questa è una delle opportunità, insieme a tutte le altre dobbiamo, come dire, provare a spingerle. Voi di Idea Radio lo fate e vi ringrazio a nome di tutti, per almeno di quelli che rappresento, vi ringrazio perché siete presenti e cercate di dare anche, come dire, delle indicazioni rispetto a quello che accade. Allora, benvenga tutto se è positivo, dobbiamo però, ripeto, provare ad aprire gli occhi, a condividere anche con la magistratura o le forze dell'ordine quello che non va in questi territori, perché c'è qualcosa che non va e dobbiamo assolutamente denunciare quello che non va. Non parlo solo di lavoro nero ma anche di altre cose, per cui evviva le comunità, ma le comunità belle che danno la possibilità anche di sorridere. Siamo con Mirko Casadei dell'orchestra Casadei. Facciamo un excursus, parte il 1928 questa grande orchestra, questo grande progetto, e giungiamo al 2018 con il progetto di Mirko Casadei. Raccontiamo un po'. Ci vorrebbe tanto tempo perché 90 anni di storia sono tantissimi, però per tradurre, l'orchestra è nata nel 1928 grazie a mio prozio, il fratello di mio nonno, secondo Casadei, con il suo violino. Allora si suonava nelle aie dei contadini di Romagna per festeggiare il raccolto, con un violino, una fisarmonica. Poi l'orchestra piano piano è sempre cresciuta. Negli anni 60 è entrato a far parte dell'orchestra anche Raul come Delfino di Secondo, scriveva tutti i testi delle canzoni. Ma poi negli anni 70 il grande boom del liscio, Raul Casadei, mio papà, è andato al Festival Bar con Ciao Mare, poi Simpatia, la Mazurca di Periferia, Romagna e San Giovese, Amico Sole. In quegli anni l'orchestra è stata al Festival Bar più volte, poi Disco per l'Estate, Cantagiro, Festival di Sanremo, il Giro d'Italia su una grande nave a quattro ruote. Insomma, grandi successi, anni meravigliosi, il boom del liscio, e poi dopo nel 2000 io ho preso in mano questa timone dell'orchestra Casadei e con grande orgoglio, ovviamente con grande energia, lo proietto nel futuro attraverso la nostra musica dal vivo, con un'orchestra ovviamente fatta di grandi musicisti e anche con tante contaminazioni che facciamo con la nostra musica. In questi anni abbiamo suonato con Gloria Gaynor, con i Gypsy King, con Roy Paci e Retusca, con Goran Bregovic. Insomma, cerchiamo di proiettare questo liscio, la nostra tradizione romagnola, che poi a tutti gli effetti è il ballo italiano, un po' in tutta Italia e in tutto il mondo. E devo dire che va molto bene, siamo molto contenti di rappresentare questa storia di musica popolare
E la musica popolare è una musica che non è mai da hit parade magari, però è sempre lì che si tramanda di generazione in generazione. A tal proposito mi viene di farti questa domanda: cosa ti senti di dire invece alle nuove generazioni che magari questo tipo di musica cercano un po' di tenerlo un po' all'argine? Ma guarda, in questo momento c'è anche una riscoperta in realtà di questa musica, un po' come è successo in Puglia con la Taranta, quindi noi abbiamo lo stesso hit, lo stesso percorso, lo stesso obiettivo, cioè quello di proiettarlo verso le nuove generazioni attraverso, come dicevo prima, a contaminazioni musicali e attraverso, quindi i giovani si stanno avvicinando, anche perché in questo mondo globalizzato c'è tanta voglia di ritornare un po' alle origini, alle radici e ai ricordi anche dei nostri genitori, dei nostri nonni, quindi anche i giovani d'oggi stanno bene in questo mondo così allargato, globalizzato, ma vogliono rimarcare le proprie radici, quindi la nostra terra, la nostra musica, il nostro Sangiovese, so che voi avete il Negro Amaro che è fantastico, noi abbiamo fatto anche un bel binomio proprio quest'anno alla Notte del Licio, che è una manifestazione che organizziamo noi, con l'orchestra della Notte della Taranta, quindi abbiamo suonato insieme con anche la tromba di Paolo Fresu, è stata una magia unica, i giovani impazzivano, quindi questa è la strada. Piene, vecchi alberghi trasformati, tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai, qui anche tra i fari, tra i ragazzi come te, tu canti, smetti e canti, sai che non ti fermerai. Fumarti il pomeriggio, si parlerà del tempo, se c'è pioggia non suonerai. E quante interurbane per dire come stai, raccontare dei successi e di fischi non parlarne mai. E se ti fermi, convinto che ti si può ricordare, hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. E alle ragazze non chieder niente, perché niente ti posso dare, se il tuo nome non è sui giornali o si fa dimenticare. Lungo le strade tante facce diventano una e finisci per dimenticare o le confondi con la luna. Ma quando ti fermi convinto che ti si può ricordare, hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. E grandi strade piene, vecchi alberghi dimenticati, io non so se ti conviene. I tuoi amori dove sono andati? Eppure la sala devi ancora cominciare. Provi, smetti e provi la canzone che dovrai cantare. E non ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
pezzo che ti si può ricordare. Hai davanti una canzone nuova e una città per cantare, e una città per cantare, una città per cantare, e una città per cantare. Stefano Giugnerelli, la voce italiana.